e oggi siamo tornati con un nuovo video, di nuovo con un quiz nel calcio. Questa volta ritorna grande richiesta, l'indovina la squadra challenge. La porto davvero di rado, però ogni volta la amate sempre di più. Quindi ragazzi, se volete un altro quiz e volete proseguire in questa serie, spacchiamo di mi piace questo video, nei commenti giocate con me. Per ogni squadra aspetto la vostra risposta. Fine quiz. Quante ne avete indovinate e quante sbagliate? Così per confrontarci e vedere come siamo andati. Iscrivetevi al canale e attivate sempre la campanellina attivando tutte le notifiche per non perdervi mai nulla. Condividete il video ovunque, passate a mia Instagram e trovate qua sotto. Il mio sito Viola si trova in descrizione per non perdervi mai le mie live. E dopo questo iniziamo il quiz. Web bandana. Stop. Eccoci qui, prontissimi. Il creatore del gioco stesso lo trovate alla fine della descrizione. Le regole come sempre semplicissime: abbiamo la squadra davanti, 13 secondi per dare la risposta e vediamo quante ne indoviniamo. Semplicissimo. 3, 2, 1, let's go. 13 secondi partiti, ok. Semplicissima, semplicissima, dal portiere possiamo capire tutto. Non c'è l'Italia in porta, purtroppo, però PSG, cercherò sempre di dire la risposta alla fine, così da dare anche a voi tutto il tempo possibile. Diciamo una formazione molto molto bella, peccato per Donnarumma. Allora, attacco Brasile-Egitto e poi il sinistra. Non voglio dire nazionale perché mi confondo sempre, però Scozia e il Liverpool. Per adesso livello facile, andiamo a vedere facile, medio, difficile. Come sempre, Liverpool più o meno sempre la stessa. Purtroppo lì c'era il centrocampista Elliot, ahimè. Speriamo che ritorni presto, visto che si è fatto malissimo. Pronta guarigione a lui, che è davvero un grande talento. Qua Canada, tutta Germania. Molto molto semplice. Bayern. Molto, poi Polonia davanti. Semplicissima, possiamo dire così. Poi c'è Canada, Polonia. Troppo semplice. Galles, Francia, Belgio. Oddio. Galles, a rigor di logica, è solo uno. Croazia, Germania, Brasile. E Real Madrid. Appena ho visto Galles ho detto minchia, minimo ha messo anche squadra. Però ho detto vabbè, è livello facile. Diciamo Real Madrid quasi sicuramente. Belgio, Germania, Inghilterra, Italia, Danimarca, Spagna. Direi Chelsea, ma avrei da ridire. E Chelsea, ma è messa molto molto male. Molto molto male è messa la formazione. Tipo Monte esterno destro. O così. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Lipsia. Non lo so ragazzi, ho le visioni. Figa, ho le visioni. Qualcuno mi fermi, sono on fire. Ragazzi, ho le visioni. Come cavolo l'ho cacciato sto Lipsia? Da dove l'ho cacciato? Quello lì è tipo il difensore buggato. Porto la visione. È veramente. Ragazzi, c'è qualcuno lassù che il mio cervello sta mettendo a giro memorie di tutto e di più. Cos'è successo? Sono dopato. Buoni tutti. Che è successo? Galles a centrocampo, Juventus, mi viene a dire, l'ho detta prima, vabbè, ho sbagliato. Preso dall'euforia, cioè, sono stato preso dall'euforia, che giro, va. Cioè, prende, come cavolo mi stanno venendo queste squadre in mente? Uruguay, Francia. Francia, Argentina, Spagna, Belgio, Inghilterra. Messa anche questa male, ho capito qual è. Messa malissimo, Atletico Madrid. Messa male, tra virgolette, perché l'Atletico comunque non è che ha questi esterni, diciamo così. Quello è un terzino, cioè non gioca difesa 3. Inghilterra, Francia. Portogallo, vabbè, anche questa semplicissima. United, mannaggia, il cervello si è impallato. Mica ho detto, cavolo, il cervello sta facendo. Poi il cervello impallato ci ha lasciato. Vabbè, anche questa già dall'attaccante posso già dire chi è. Dall'attaccante io posso già dire subito chi è. Non guardo, c'è cioè, giuro, non ho visto nemmeno le altre. Holland, Dortmund. Ragazzi, come sembra, stavo vedendo, ho detto Danimarca. Ma come mi escono queste perle di ignoranza?
Madonna, mi si è già fuso il cervello. Avete visto? Il cervello ha girato troppo per indovinare due club. Pam, si è già bruciato. Olanda, Argentina, Messico, Ajax, ma non so chi è la punta. Haller. Ok, l'Ajax da Tadic più che altro. E l'Olanda, molti olandesi. Ok, il terzino destro può dirmi qualcosa. Tutta Spagna, Olanda punta, Barcellona penso, Dest, Depay, De Jong, Fati, Pedri, Busquets, Brain White esterno destro. Madonna benedetta il creatore, ci saluta così. Anche qui l'attacco fa minimo capire tutto. Italia, però mica la squadra in questione penso aveva più italiani. La Roma penso che aveva molti più italiani. Pellegrini, Cristante, Mancini penso ne aveva molti di più. Invece pochi italiani. Cavolo, non pensavo. Molti più italiani. Tantissima Francia. Esterno. Oh mamma. Il Lille. No, il Marsiglia, sono un idiota. Della Fuente, Payet, prima punta. Ma signor creatore, però questa è proprio sbagliata da lei. Ma Payet, prima punta. Manco alle giovanili faceva la prima punta. Manco per strada fa la prima punta. Mi sono perso, niente. Mi sono perso di insultare. Vabbè, sì, via. Non ci arrivavo forse comunque. Non lo so se ci arrivavo. Però ho perso nell'insultare il creatore. Allora, Bosnia-Argentina. Ok, vabbè, semplice. Bosnia-Argentina. Diciamo che Italia-Italia. Anche l'Inter non ha tutti questi italiani, eh. Pensavo molti di più. Barella, Darmian. E pensa che Darmian manco c'è. Leva Darmian e metti Dumfries. Levi anche già un altro italiano. Perché, vabbè, Dumfries è molto più forte. Ci sta come giocatore. Allora, sto attaccando e come minchia lo piglio. Brasile. E Schick. Leverkusen, ok, ho indovinato Schick. Vabbè, poteva essere chiunque. Non è che ha giocato lo Schick, però, prima punta. Però, vabbè, ho detto il più famoso. Vabbè, prima punta di quella nazionale è sicuramente lui. Là veramente ci gioca solo lui, ha giocato al suo sport. Arsenal e Auba. Perché veramente si gioca solo lui. Pepe Saga, mica, sta andando anche molto molto male come squadra. Però forse piano piano si prende, dai, si riprende piano piano. Portogallo, Francia, Belgio, Spagna, Bosnia, Spagna, Italia. Belgio, Francia, Portogallo. No, non mi viene niente. Niente. Il Milan. Cazzo, il Milan. Ma no! Vigliaccone! Lei è un vigliacco. La foto di Rebic con scritto sotto Krunic. Poi dove cazzo l'ha visto? Krunic titolare. Ma Krunic manco se si infortuna tutti i centrocampisti, già poco gioca titolare. Poi con la foto di Rebic poesia in movimento. Allora, tanta Francia, Portogallo in porta. Lopez. Portogallo in porta, mi viene a dire Lopez. Lopez è? Lione. Se non erro, Lione. Yes, il Lione. Dembélé, cambia, Wapa, Paquetà. Vabbè, una bella squadrettina carina, dai, una squadrettina carina. Porco Giuda. Il Porto già l'ho detto. E su questo siamo sicuri. Che cazzo dico? Sporting Lisbona o Benfica? Benfica. Sporting Lisbona, ma vaffanculo. Mannaggia, ma che sfortuna. Ma dove lo sapevo? Tu di Sporting Lisbona, mannaggia a me, mannaggia che errore. Maledetto meo. Danimarca, Inghilterra con lo... So qual è la squadra, però questa mi sa che la dobbiamo indovinare nei commenti. Esatto. Io ho capito chi è grazie all'attaccante. Voglio sentire la vostra. L'ultima squadra. Qual è? È di Premier League? Forse. Scrivetemelo qua sotto in un commento la vostra risposta. Signori, giù il termine anche di questo video. Qui sono andato molto molto bene. Qualche errorino, qualche errore del creatore. E invece penso che una o due le ho sbagliate io di memoria. Però qualcuna anche dal creatore che ha messo male dei giocatori. Quella del Milan è divertentissima. Cioè,
ha messo Krunic che non è titolare perché c'è che sì, poi con la faccia di Rebic poesia in movimento. Mi accontento del mio risultato, fatemi sapere voi nei commenti quante ne avete indovinate e quante sbagliate. Vi ricordo anche di lasciare tantissimi mi piace, di iscrivervi al canale, attivando sempre la campanellina, condividere i video ovunque, passate al mio Instagram, mi trovate qua sotto, e in descrizione trovate anche il mio sito Viola, passate sempre per seguirmi anche in live. E dopo detto questo, vi ringrazio per il video, vi ringrazio il sostegno, Dex è tutto, haters make me famous. We'll be right back.